Buongiorno e ben arrivate. Eccoci qui, carissime amiche, in una nuova puntata di CartoChat. Oggi sono io, Rosa, alla vostra disposizione. Vi invito, carissime amiche, di telefonare perché le linee sono libere, quindi telefonate in diretta al nostro numero 0773 49 3526 per consulti gratis qui in diretta adesso. Quindi telefonate, telefonate, telefonate. Vi invito, carissime amiche, di partecipare al Festival dell'Oriente a Brescia il 27, 28 e 29 di settembre. Veniteci a trovare al Brixia Forum. Ci saranno Davide, Morgana, Gaia e Monica e troverete anche il nostro Museo dei Tarocchi. Quindi veniteci a trovare. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno, benvenuta sono Laura, Emilia. buongiorno, Benvenuta Laura. ciao. Allora, ciao, volevo sapere qualcosa riguardo un uomo che mi piace, che conosco da un pochino di tempo. Sì. Volevo capire se nei miei confronti ha un interesse, se ci sono speranze e possibilità con lui. Io Allora, la sono Bilancia, conoscenza? Sì, è da poco? un Ah, annetto così. abbastanza. Eh sì, infatti volevo capire. Bene. Allora, mi puoi dare i vostri dati? Allora, io sono Bilancia e ho 53 anni. Sì. Lui ha 58 anni della Vergine, Che si chiama? Roberto. 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 Tutti e due siete liberi in questo percorso di un anno e passa? Io sì, lui non so, penso, non lo so, io sì comunque. Vediamo un po'. L'ultimo incontro fra te e Roberto era? È stato una settimana fa. Bene. Vediamo un po' la domanda secca e se ci sarà continuità. E anche una No, stabilità non migliore. c'è niente, cioè volevo sapere se lui è interessato, no, non c'è ancora una Non c'è relazione. ancora niente. Allora, vediamo un po'. Visualizzami lui, visualizzami Roberto e dammi lo stop. Ok. Destra, sinistra o centro? Sinistra. Allora. Già dall'inizio le carte mettono in evidenza che verso di te le attrazioni da parte di lui ci sono, nonostante che lui mi esce momentaneamente oppure forse anche in quello che tu hai visto, bloccato quasi quasi, mi esce con la carta del prigioniero. Di sicuro non vuole rimanere su questa posizione perché c'è l'interesse, c'è l'attrazione verso di te che tu mi vieni dimostrata anche in prima linea, in prima carta, ovviamente nella spaccatura che tu hai scelto. Quindi l'interesse verso di te non mi esce né minimo né superficiale, anzi, la carta della matrice che ti rappresenta propone una lama rossa di cuori, quindi ovviamente porta le emozioni, non soltanto una minima di attrazione. Il punto che la carta del prigioniero che rappresenta forse il fatto che lui fino adesso lo è stato fermo, bloccato a non esternare proprio le sue Infatti, valutazioni, sì. oppure quasi quasi tante di quelle volte che quasi sono stati dei momenti, perché in questo anno e passa tanti momenti disponibili sono stati messi davanti a lui, davanti a Roberto. Però sembra che ha utilizzato quel poco niente, diciamolo così. Visto che le carte indicano più che altro anche un cambiamento della situazione, la ruota porta il cambiamento. Quindi, se tu lo vedi per il momento la situazione bloccata, ferma, stagnante, trascinata fino adesso in una situazione non sviluppata come doveva essere già sviluppata, la ruota della fortuna porta l'inizio di questo cambiamento, l'inizio di questo percorso nuovo. Aspetti qualcosa da lui? Io intanto Sì. non lo sento, cioè non mi chiama mai e non lo sento. Infatti ho pensato, per questo che ho chiamato, ho pensato se continua così di chiudere completamente e lasciar perdere, perché se non ha un interesse, se non me lo dimostra, cioè non lo capisco infatti per quale motivo non dimostrarmelo, cioè non si fa sentire, io però non lo so bene e lui non neanche chiama, quindi volevo capire, cioè, dov'è l'interesse? Infatti, sulla Dov'è l'interesse? stesura, Mi sono proprio anche stancato.
No, la carta del prigioniero rappresenta che lui non è che non ha voluto esprimersi. Probabilmente delle problematiche sue, visto che lui parla poco, esterna fuori poco, condivide poco anche, la carta del prigioniero ti mette in evidenza il fatto che in realtà lui lo è stato bloccato, però il messaggero porta quel tipo di notifiche, quel tipo di comunicazioni che tu stai aspettando da lui, quindi anche un minimo di apertura per proseguire con delle ulteriori aperture, giustamente. Le carte non parlano in negativo come probabilmente tu l'aspetti in seguito ai suoi comportamenti. Si farà avanti? Sì. Infatti io, siccome è un periodo però particolare, se lui non si fa sentire, non si fa vedere, ho intenzione di lasciar perdere, pur piacendomi molto quest'uomo, perché francamente se non mi dimostra niente io non posso stare lì a sperare Certo, cose, voglio avanti. infatti, non per caso. Il messaggero ti dà che già queste comunicazioni che dovranno venire da lui sono già in ritardo e stanno per arrivare. L'importante è che ci sarà questo nuovo inizio, lento però graduale. Poi la valutazione finale lo realizzerai soltanto te. Va bene? Quindi l'interesse comunque tu vedi che c'è, che lo dimostrerà, quindi da quello che L'interesse c'è e lo dimostrerà con l'inizio di un dialogo. Poi alla ho capito. fine, ovviamente la valutazione, come ho detto prima, di questo dialogo iniziale, ma anche ovviamente di quello che andrà avanti, potrà essere fatto soltanto da te. Certo, mamma, e quindi tu hai visto anche il sentimento da quello che ho capito. Infatti, le emozioni vengono Lo dimostrate pensavo proprio con la anch'io, carta però non iniziale. capisco perché non si manifesta. Va bene, ok. Quindi Quando vedi la vuoi, tesoro, possibilità per di forma, approfondire, vedi la potresti. possibilità di unione, la vedi comunque. Sì, di un'apertura. Poi man mano ovviamente andrete anche Valuterò, oltre. Però ecco, certo. lo valuterai tu. Per Ok. approfondire ancora di più, potresti chiamare anche in privato quando vuoi. Ok, sì, l'avevo già Va fatto qualche tempo addietro, ho parlato anche con te. Va bene, benissimo, ribenvenuta allora. ok. Infatti certe cose me le ha detto più o meno uguali. Ok. Benissimo, ti Almeno ringrazio cominciamo da parte tanto. sua. Almeno Buon cominciamo da pomeriggio. parte della lama rossa, me l'avevi già detto tempo addietro. Oh, Va bene. benissimo. La matrice, questa cosa me l'avevi già detto. Speriamo bene che sia così. In Ok. bocca al lupo per tutto, Ok, tesoro. grazie. Grazie. Un bacio, ciao. Ciao, ciao, buon pomeriggio. Eccoci qui, carissime amiche, vi invito perché le linee sono libere, quindi telefonate. Pronto? Eccomi, Rosa, buongiorno. Buongiorno, benvenuta in linea. Con chi ho il piacere di parlare? Guarda, sono Antonella, cara. È la mia volta che riesco a parlare Benvenuta, con te. Grazie, benvenuta. cara. Dimmi tutto, Grazie. Antonè, come vanno le cose? Diciamo che potrebbe andare un po' meglio. Anzi, ti direi, se hai un'altra domanda di risposta sarebbe anche meglio. Mi puoi ricordare i Allora, vostri dati? certo, guarda, allora Antonella, Sì. Vergine, e Sì. lui Alessandro Pesci. Pesci. Allora, Ok, volevo l'ultimo, sapere se sì. Questo tornava, se mi sbloccava più che altro. blocco dura oramai da quanto tempo? Da quanti giorni? 15 giorni, quasi 3 settimane. Quasi 3 settimane. Allora, vediamo se da parte di Alessandro, giusto nei tuoi confronti, verrà questo sblocco. Ok, Sblocco grazie. comunicativo, prego, ma anche riguardo agli incontri, giusto? Certo, bravissima, Perfetto. bravissima. Allora, visualizzami lui, visualizzami Alessandro e dammi lo Sì. stop. Ok. Stop. Destra, sinistra o centro? Centro. Allora, già dall'inizio le carte portano che comunque sia lui, nonostante tutto, sembra che fino adesso o ha voluto rimanere in una posizione, io dico, di un uomo un pochettino infantile nel mantenere questi vuoti comunicativi come se nulla fosse, quando doveva essere lui a sbloccare tutto. Quindi la carta del bambino rappresenta proprio il suo comportamento infantile sul quale lui stesso ha iniziato a pensare. Quindi a queste 2 o 3 settimane che sembrano molto di più di quelle che sono in realtà, sia per lui ma anche per te,
Le carte mettono in evidenza che lui sta pensando di rimediare, giustamente rendendosi conto, ma anche valutando che comunque sia la situazione, in un modo oppure in un altro, non è che è migliorata. Anzi, guarda, le carte sue sono abbastanza brutte, abbastanza anche negative, portando uno stato d'animo di un Alessandro che di sicuro non li ha vissuti bene, ovviamente, tutti questi giorni, ma nello stesso tempo sa benissimo che questi suoi comportamenti ti potranno aver portato a te a essere delusa da lui, oppure quasi quasi a decidere anche di staccarsi, perché in queste 2 o 3 settimane dalla parte tua hai interagito in un modo o in un altro? Niente? No, no, infatti io, a differenza dell'altra volta, che lui praticamente quando mi ha bloccato tutto l'anno scorso, io l'anno scorso ho fatto del tutto per riavvicinarmi, invece quest'anno io ho fatto proprio, tra virgolette, l'indifferente. Forse lui ha paura adesso di questa reazione mia, proprio perché non mi sono fatta sentire per niente nel suo periodo, capito? Infatti, non per caso mi esce l'uomo con la carta della disperazione, con la carta della gelosia vicino alla donna malinconica che è dispiaciuta che saresti Io. te, e vicino alla Certo. carta della morte, che la paura sua è che ti sta portando, oppure peggio ancora, visto che tu sei cambiata, ovviamente nei confronti suoi, ovviamente se mettiamo in competizione con quello che c'è stato prima, la paura che i suoi comportamenti potranno aver provocato in te la decisione di prendere una chiusura, di Una realizzare strada una diversa. chiusura, ecco, una strada Certo. diversa. Quindi lui non è Certo. tranquillo e non lo sta vivendo nemmeno bene. Le carte ti portano che comunque sia in questa situazione dove aumentano le paure che ti sta perdendo, oppure che tu ti stai distaccando, le carte, tra queste carte che sono abbastanza difficili per lui, mi esce proprio l'angelo dell'amore, la seconda carta. Quindi probabilmente sia il desiderio di mettersi in contatto con te, sia la necessità, sia il cuore che decide, ma anche la testa, il pensiero che gli dice ovviamente di portare avanti e di sbloccare la situazione. Io spero e penso che sarà al più breve, perché la carta mi dà quel tipo di notifiche che tu oramai non aspetti più, quindi in un tempo Certo. minimo. Poi giustamente, visto che avete tanto da chiarire, non è che la situazione viene ripresa nell'arco di 24 ore. Subito, certo, sì, Ecco. ma indubbiamente, ma è giusto perché come dici te, comunque c'è bisogno anche di chiarezza tra noi due, quindi Certo, di chiarire tante io di la quelle maturità cose. l'ho comunque fatta, perché comunque io a differenza dell'anno scorso sono molto, molto maturata, sia a livello nei confronti suoi che a livello proprio di quando uno, diciamo, si Professionale, posiziona in quindi. determinate situazioni, perché Certo. come avrei visto già da sola, ci stanno la parte mia e la parte sua, comunque altre persone, siamo tutte Sì, due sposate, capito? Quindi. infatti, non per caso le carte ti portano che lui, proprio valutando tante di quelle cose, dei dettagli piccoli che sembrano comunque sia cose da poco, ma tutte le situazioni vengono sommate, questa volta ha la paura reale che tu ovviamente ti sei distaccata veramente, perché sei distante e diversa, però la situazione cambia da parte sua. Va Ah, bene? va bene, cara, ti ringrazio Ti ringrazio tantissimo. tanto, un Piacere di abbraccio averti forte. conosciuto. Grazie, Grazie, piacere Rosa, tutto mio, un bacio. grazie, un bacio forte. Grazie, ciao, Ciao, grazie. ciao. 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 Eccoci qui, carissime amiche, vi invito di partecipare al Festival dell'Oriente a Brescia il 27, il 28 e il 29 di settembre. Veniteci a trovare al Brixia Forum. Ci saranno Davide, Morgana, Gaia e Monica. E vi invito di visitare anche il nostro museo dei tarocchi. Vi invito, carissime amiche, di telefonare perché le linee sono libere. Telefonate in diretta sempre al nostro numero 0773 49 3526. Pronto, buon pomeriggio. Ciao Rosa, sono Angelica. Buon pomeriggio, benvenuta in linea, Angelica. Prego. Grazie. Senti, io sono dell'Acquario, ho 51 anni. Sì. Voglio sapere di Matteo, che ne ha 35. Sì, il suo Si segno sta zodiacale? Ariete, si sta frequentando altre donne.
E se ama solamente me? Forse sono due domande messe insieme, non lo so. Allora, vediamo un po' fra te e Matteo, giusto? C'è Sì. una frequentazione, una storia da quanto tempo? Da anni, da anni. Anni oramai. Siete tutte e due liberi in questo percorso? Liberissimi. Bene. Allora, visualizzami Matteo, l'ultima volta che vi siete incontrati. Guarda, lo incontro ogni giorno ed è il mio stesso paese. Ah, benissimo. E dammi lo stop quando vuoi. Stop adesso. Allora. Sai, Rosa, solo la verità, eh? Sì, soltanto la verità, in positivo e in negativo. Brava. Allora, già dall'inizio le carte ti portano i deliranti, che rappresenta di solito un periodo non del tutto tranquillo da parte di lui e in seguito anche nei tuoi confronti, come se fosse stato un periodo di confusione. Probabilmente, io spero che avete deciso oppure avete collaborato l'uno con l'altro di metterlo alle vostre spalle. Io lo vedo un pochettino ritirato nei ultimi tempi. La carta te lo porta non del tutto chiaro, probabilmente riguardo al fatto che forse non ha dato il massimo, oppure forse tu lo vedi, forse no in quei panni di quel Matteo di una volta, probabilmente Sì. visto che vi conoscete fin troppo bene, diciamo. Le Sì, carte è mi vero. portano che comunque sia la carta della fedeltà, una risposta alle tue domande, a una delle tue domande esce fuori a priori, ovviamente sulla stesura. Quindi la carta della fedeltà te lo propone un uomo che in questo percorso attuale le carte non garantiscono quello che sarà successo 10 anni fa, ma ti dicono in questo periodo probabilmente. Quando le tue, anche un pochettino i tuoi dubbi, le tue incertezze sono state in aumento, lui mi esce proprio come un uomo leale e fedele nei tuoi confronti. Quindi, durante forse questo periodo un pochettino buio, un pochettino pesante, dove i dubbi hanno preso sopravvento, lui mi esce fuori. L'uomo, sì, è vero, autoisolato, forse un pochettino distaccato del suo solito, però non mi esce in compagnia delle altre donne, situazioni, anzi la carta della lealtà è una carta veramente molto importante. C'è la carta dei sospiri per te. Non è il massimo delle carte che mette in evidenza una sorta di ansia, di preoccupazione che a quanto pare forse c'è stato nel passato, ma sembra che sia aumentato in questo periodo. Sì, è vero, hai pienamente ragione. Però io voglio fare un distacco per farlo avvicinare e decidere ancora meglio. Ecco. Ecco, lui dovrà fare un cambiamento che è stato chiesto dalla Sì. parte tua, è stato Sì, cercato da te, sì, ma forse sì, sì. Sì. in un passato lui è stato anche parzialmente d'accordo con questo cambiamento. Parzialmente, dico, non 100%, però diciamo ha voluto, però non ha fatto niente fino adesso. No, però insomma o decide o lo mollo io voglio Ecco. questo. Allora, le carte ti danno almeno ovviamente la lealtà da parte sua, altre donne, situazioni di sesso, perché dovevano uscire situazioni giustamente di sesso, non ci sono state. C'è il viaggio, l'avvicinamento, il ritorno verso la tua carta, verso di te, quindi come se fosse stato un distacco Sì. realizzato fra voi due, forse creato da lui e poi in seguito realizzato da te, perché sembra che tu hai dovuto agire poi anche in conseguenza. Sì, è Quindi vero. la carta del viaggio rappresenta l'uomo che prende una decisione. È probabile che sia quella decisione che tu chiedi da parecchio tempo che lui lo doveva prendere per un motivo oppure per un altro, ovviamente non l'ha preso fino adesso. La carta del Vero. viaggio non è una carta qualsiasi, è una carta che indica una presa di posizione abbastanza importante per l'uomo. Quindi, per arrivare fin qui, vuol dire che lui o ha pensato, o sta pensando e sta valutando i pro e i contro nel fare questo benedetto viaggio, questo percorso nei tuoi confronti, o comunque sia, lui forse non lo sa quali potranno essere le conseguenze.
in negativo, però tu già sei messa davanti a lui con le mani davanti. Probabilmente anche riguardo al fatto che c'è un accumulo di tutto questo passato che ha provocato in te questa carta dei sospiri. Quindi il cambiamento c'è. Il cambiamento c'è. Per approfondire ancora di più, sempre potresti chiamare anche in privato. Sì, senti Sara, questo cambiamento lo vedi a breve? Tesoro, È è per questo che ti ho rosa. detto, dobbiamo fare un'altra stesura, quindi il Ah, tempo a disposizione dalla regia va bene. è Comunque finito. sei stata bravissima, molto molto Ti brava. ringrazio Ti tanto, quelle che ringrazio. le Ti carte ringrazio a portano. te. Mi Grazie. sollevi un po', mi sollevi un pochino dalle mie incertezze. Ti ringrazio tanto, ti auguro in bocca al lupo Grazie. per tutto. Crepi il lupo, ti ringrazio, Rosa. Ciao, ciao, Grazie, ciao. ciao, buon pomeriggio. Anche a te. Grazie. Carissime amiche, vi invito di partecipare al Festival dell'Oriente a Brescia, che viene realizzato il 27, il 28 e il 29 di settembre. Veniteci a trovare al Brixia Forum. Ci saranno Davide, Morgana, Gaia e Monica. Vi invito di partecipare a vedere anche il nostro Museo dei Tarocchi. Pronto, buon pomeriggio. Ciao Rosa. Posso Buon pomeriggio, benvenuta in linea. darti l'iniziale? Certo. Allora, io sono A. Ah, benissimo, benvenuta in linea. Bene. Sono vergine e ho 58 anni. Vorrei sapere se nei prossimi mesi ci sarà un amore vero per me, sfera sentimentale. Qualcosa di Momentaneamente sei libera? sì, Allora, però vediamo. qualcosa di serio, non soliti che non mi interessano, Sì, qualcosa di qualcosa veramente serio. di serio e di concreto, giusto? Certo, né Allora. uomini sposati né non mi interessano questi, c'è un uomo libero che si interessa a me. Benissimo. Allora, mischio bene le carte, Sì. non incrociare nulla e quando ti senti pronta, dammi lo stop. Stop. Destra, sinistra o centro? Intro. Centro? Sì. Bene, vediamo un po'. Allora, le carte ti portano già dall'inizio questo periodo abbastanza buio, che sembra Sì. che si trascina da parecchio tempo. O riguardo per il fatto che fino adesso sono state delle presenze maschili, forse proposte nei tuoi confronti, però io dico con una sorta di egoismo venuta da quell'altra parte. Quindi come se fossero proposte fino adesso delle situazioni non del tutto serie. Quello che Sì. Sì. in realtà viene come una carta veramente molto positiva è la carta della riuscita, che mette in evidenza in un modo molto chiaro quella realizzazione. Questa è una carta molto importante perché rappresenta raggiungere un obiettivo. Propone Qual una è la lama carta? rossa, sì, la carta della riuscita, la carta della costanza, Ah, ecco, che sì. viene con una lama rossa di cuori, quindi le difficoltà, infatti, che vengono dimostrate in questa carta, sempre collegate alla sfera affettiva, amorosa, di questa donna, di questa ragazza che ha passato questo calvario e adesso è pronta per decidere, valutare ovviamente dei nuovi traguardi, dei nuovi percorsi. Questa è la carta che ti porta verso una nuova conoscenza, dove di sicuro una delle cose più importanti, ovviamente che tu forse valuterai, è proprio la serietà. Quindi una delle qualità che a quanto pare verrà da parte di quest'uomo. Le carte ti Scusa, mette. Dimmi. questo è uno nuovo che conoscerò o A me non uno mi di... escono, a me tutti gli uomini del passato, tutti oppure quelli che vengono dimostrati con delle carte che oramai sembra che non appartengono più
alla tua Quindi è uno quotidianità. nuovo. Quindi è una persona nuova che di sicuro proporrà serietà, se no non verrà accettato ovviamente dalla parte tua, per lasciare alle spalle tutta questa malinconia, questo malessere e questa carta del dispiacere che sembra che in un modo o in un altro ti avrebbe perseguitata, nel senso che hai dato e probabilmente non hai ricevuto. Quindi le carte ti portano superamento degli ostacoli. La carta della riuscita non esce sulla prima linea delle carte, esce sulla seconda. Che comunque Quindi ci sia, vuole ancora. ci vuole un pochettino di più tempo di quello che tu avevi già programmato, ovviamente nella tua mente oppure nella tua testa. Però l'importante è che questa attesa, perché la carta stessa te lo dice, attesa lunga, che non andrà invano, quindi non viene persa inutilmente questa attesa precedente e questa attuale, però porterà il beneficio positivo, favorevole, non in una storia leggera, non in una storia di sesso, perché non vengono dimostrate le carte di sesso, la lealtà, il successo amoroso collegato con la carta della riuscita mette in evidenza proprio quel tipo di rapporto con quel tipo di uomo che per te sarebbe proprio, io dico una cosa che tu lo aspetti anche da parecchio tempo, il successo Infatti. amoroso proprio riguardo una storia d'amore, una storia vera e propria. Quindi le difficoltà, le situazioni del passato che sono state trascinate fino a poco tempo fa escono sulla prima linea che dovrà essere eliminata. Sulla seconda linea le carte ti portano alla realizzazione. Quindi ci vuole un bel po' di tempo. Di sicuro la seconda linea, le carte vanno a vedere nell'arco di 6 mesi. La seconda linea dovrà dimostrare il secondo trimestre. Prossimo anno, quindi. Probabilmente nell'inizio, giustamente questa è una valutazione approssimativa delle carte. Certo. Potrà succedere anche prima, però le carte ti danno il massimo del tempo, sarebbe il secondo trimestre, ovviamente da questi 6 mesi che le carte vanno a valutare. Giustamente Prossimo anno. sarebbe anche la valutazione giusta della parte tua, ma anche la scelta giusta. Quindi Quindi è una cosa duratura. e infatti il successo amoroso proprio su questo si basa, su un percorso guidato dall'amore, perché la carta stessa propone una lama rossa di cuori, e in un modo molto chiaro anche di una serietà, di una stabilità, di un dare e ricevere che questo successo amoroso propone. Quindi non esce una situazione né basata soltanto sul sesso, ma né qualcosa di leggero, di superficiale, che viene realizzata per 2 o 3 mesi e poi svanisce in nulla. No, le Ecco, carte mi sì. portano. Tutte queste situazioni di squilibrio sono state dimostrate in prima linea, quindi tra gli ostacoli, personaggi contraddittori, personaggi che si sono proposti in un modo e poi strada facendo hanno cambiato comportamento, quindi la riuscita mi esce sulla seconda linea, che vuol dire a breve, nel secondo trimestre di questi 6 mesi, viene concretizzata. Va bene? Speriamo, speriamo bene. Sì, infatti le carte mi danno proprio l'attesa che finalmente viene concretizzata. Non mollare, va bene? Ok, ti Ti ringrazio, sei ringrazio sempre tanto. gentilissimo. Grazie, ti auguro Ciao, buon ti farò pomeriggio. sapere, dai, ti Grazie. farò sapere. Quando vuoi, Ciao, grazie. Ciao, 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 ciao. ciao. Eccoci qui, carissime amiche, vi invito di telefonare perché le linee sono libere. Telefonate al nostro numero in diretta 0773 49 35 26 per consulti gratis qui in diretta adesso. Vi invito, carissime amiche, di partecipare al Festival dell'Oriente a Brescia il 27, 28 e 29 di settembre. Veniteci a trovare al Brixia Forum. Pronto? Buon pomeriggio. Pronto? Ciao Buon Rosa, buon pomeriggio, sono Antonella. Saluto a te e a tutti i pomeriggio. ragazzi, cara. Ma Benvenuta in linea, benvenuta in linea, Antonella, ti ringrazio tanto. io sono una cliente fissa dei Sì. cartoni europei, sono bravissimi i ragazzi, anche i Certo, ragazzi del centralino, un po' ti tutti. ringrazio tanto. Prego. Posso farti una domanda? Io sono Antonella Sì, dell'Acquario, sì. Sì. ho 47 anni. E lui Alessandro Alessandro. Capricorno,
40. I Capricorno. pensieri, brava, sfera sentimentale, i pensieri di questa persona verso di me. Allora, l'ultima volta che vi siete visti o sentiti con Mai, Alessandro? mai visto, solamente per messaggi. Pensavo che si chiamasse di un nome, per 2 anni mi ha fatto credere che era una persona, invece poi alla fine ho scoperto la sua vera identità. Ah, quindi era un Non posso altro? spiegare più perché siamo in Certo, diretta. certo. Però l'ultima volta che tu hai parlato proprio con Alessandro Alessandro, quando lo è No, stato? circa quasi 15 giorni fa, Bene. però Allora. mi solo per messaggi. Ecco. Allora, la domanda che vogliamo fare verso di lui, visto che c'è stato questo squilibrio, diciamolo così, in questi 2 lunghi anni, giusto? Quasi tre, Quasi tre. fa 2 mesi, fa 3 anni. Tanto Vedi di un po' dai, tempo. dai, Allora, impostamela della domanda. I vediamo pensieri a con me i interessano per questa pensieri, persona. giustamente, visto che fino adesso non c'è stato l'incontro. Allora, No. visualizzami lui, visualizzami Alessandro, quell'Alessandro che tu giustamente hai svelato dopo tanto tempo. Sì, infatti mi viene dammi da ridere. Ma è bello perché lui non mi ha mai detto non mi chiamo io e quell'altro per come lo chiamavano. bene. Guarda un po'. Allora, visualizzami lui e dammi lo stop. Sai qual è il bello di noi donne, Ross? Che abbiamo le corna, riusciamo ad arrivare sempre dove vogliamo. Solo che io a lui non, per messaggi faccio l'indifferente, come se niente fosse. Ah, ecco. Vediamo un po'. Visualizzami lui, visualizzami Alessandro e dammi lo stop. Stop, tesoro. Destra, sinistra o centro? Sinistra. A sinistra. Ce Davanti. l'ho. C'è il suo viso proprio in fronte. Benissimo. Allora, la carta Mi rimanda iniziale. sempre. Vediamo un po'. Io lo vedo che lui ha una necessità sua, personale, di chiarire, ma questa è anche dalla parte tua, una necessità Sì. di portare dei chiarimenti. Forse dei chiarimenti davanti ai quali lui non può chiarire tutto e 100%, ma noi non pretendiamo quello. Però almeno l'inizio, ovviamente, di un'apertura, di un dialogo che viene con la carta della conversazione. Sente quest'uomo di aver sbagliato nei tuoi confronti in una marea di volte e la carta del prigioniero te lo porta consapevole, forse un pochettino in ritardo, probabilmente, ma te lo porta consapevole. In una maniera veramente molto forte di tutta la serie dei sbagli, dei errori che probabilmente lui ha messo davanti a te fino adesso. Le carte Sì, mi solo che portano, solo dimmi. Rosa ha indovinato perché mi ha tradito anche con una mia amica per 2 anni, si sentiva. Ecco, infatti purtroppo la carta della ragazza dispiaciuta mette in evidenza anche tutto l'insieme delle situazioni, ovviamente. Io dico non del tutto stabile e chiare portate da lui. Dovranno venire dei cambiamenti, la carta mi porta. Nonostante che lui fino adesso teme, ha paura del tuo cambiamento, la paura che tu probabilmente non li credi più, o la paura che non saresti più la ragazza di una volta. Però La dovrà paura di la paura di perdermi, che io posso perderti. decidere di allontanarlo definitivamente. Infatti, adesso la paura di perderti, però essendo che viene dato priorità alla carta iniziale, questo benedetto chiarimento viene concretizzato. Va bene? Ma lo vedi lontano sto chiarimento di st'incontro? Uscendo in prima linea, in prima carta, dovrà essere in un tempo minimo, prendendo in considerazione i tempi di Alessandro, però viene come una necessità, come un desiderio da tutte e due le parti, ovviamente. Sì, perché io voglio partire, perché c'è Ecco, la distanza geografica di mezzo. vedi, vedi, Comunque i infatti, sentimenti di questa persona li trovi, vedi verso di me, non vedi altre donne nella stesura. giustamente tesoro, in questa stesura io lo vedo consapevole di aver sbagliato. Situazioni di donne per il momento non mi escono, qualcosa del passato, Io ma che sola, hai appartiene bisogno di al chiarire con passato. me. Lui deve chiarire con te, punto e basta.
Ok, ci sarà questo benedetto chiarimento. Questo benedetto chiarimento e poi la decisione rispetta soltanto a te. La decisione la devo riprendere io. Va bene, tesoro Siccome io mio. sono, lui ha indovinato perché lui sa che sono un tipo di persona molto comprensiva, posso arrabbiarmi, mi posso allontanare, ma poi alla fine io l'ho già perdonato dentro di me. Certo. Poi Comunque, giustamente questa storia inizia. Che bello, mi date una bella notizia. questa storia inizia e sarai tu giustamente a fare le valutazioni giuste nel momento che ci sarà l'incontro, ovviamente. Perché sembra Va che bene. tu giustamente adesso inizi un altro percorso nei confronti di lui. Va Ma infatti, ho bene? perso la fiducia, hai ragione, sono molto amareggiata, vero? Così. L'importante è che questo Speriamo. chiarimento sarà il passo iniziale per un ulteriore percorso. Poi man mano lo Cambiamenti. valuterai. Certo, man mano poi ci sentiremo anche con te, con tutti. Comunque, il Quando cambiamento che vuoi, lui vuole è tesoro. proprio perché mi parlava in passato di una convivenza, di tutto il resto. Ecco, infatti, tesoro, questo esce. Va La bene? convivenza fra me e lui, grazie Un bacione forte, tesoro, ti ringrazio tanto e ti auguro in bocca al lupo per tutto. Eccoci qui, carissime amiche. Pronto? Pronto? Pronto, buon pomeriggio. Benvenuta in linea. Ciao Rosa, sono Carmela. Buon pomeriggio, benvenuta Pomeriggio. in linea. Prego. Senti Rosa, volevo sapere qualcosa sull'amore. Per farti capire, io ho chiuso una storia importante dopo 4 anni e mezzo con una persona. Volevo Sì. sapere se c'era un nuovo amore oppure rivedi qualcosa di, diciamo, del passato. Allora, mi puoi dare i tuoi dati, Carmela? Quanti anni Sì. hai? E di che segno sei? Sono del 29 anni e sono del Capricorno. Capricorno. Allora, vediamo un po'. Mischio bene le carte, non incrociare nulla. E Sì. dammi lo stop quando vuoi. Stop. Destra, sinistra o centro? Centro. Allora, sembra che c'è una serie di situazioni un pochettino bloccate, fermate attualmente nella tua vita amorosa. Un personaggio, un uomo che mi esce proprio con la carta della disperazione, con la carta della gelosia. Di sicuro per arrivare a questa posizione dovrà essere per forza un uomo del passato, probabilmente consapevole di aver portato a lui questo distacco, perché la carta mi dà proprio la carta dell'ammalato vicino alla morte, quindi questo blocco del passato che noi probabilmente avendo fatto una stesura in generale, a quanto pare le carte vanno a puntare il dito dove la ferita è ancora aperta. Quindi almeno per quest'altra parte, almeno per lui, visto che è proprio lui che pensa come dovrà fare, come dovrà rimediare ciò che lui stesso, per un motivo oppure per un altro, avrebbe portato verso la distruzione. Sì, infatti è stata da parte sua che c'è stata questa distruzione. Infatti, sta male, nonostante che forse non te lo fa capire, non te lo fa vedere, non te lo mette in Sì, perché è evidenza. molto duro di carattere, non lo dà vedere, sì. Infatti. Le carte ti portano che comunque sia momentaneamente, oppure per questo periodo che le carte vanno a vedere per l'arco di 6 mesi, situazioni nuove nel tuo percorso amoroso non vengono, non perché non ci sono i corteggiatori oppure i ragazzi ovviamente interessati nei tuoi confronti, ma sei tu ancora coinvolta. Perché non hai tagliato questo cordone ombelicale con il passato. In un modo oppure in un altro, il pensiero verso il passato, verso quest'uomo che ti pensa dall'altra parte a te, continua a essere. Quindi è qualcosa che in realtà non potrà essere Sì, cancellato. non potrà essere cancellato perché il papà della bimba, diciamo, di nostra figlia. Ecco, Quindi non infatti. volere o volare, lo devo vedere, lo devo sentire per forza. Certo, però sembra che avete anche tante cose non chiarite, probabilmente grazie a lui, perché lui in prima linea, in prima carta, mi esce proprio con la carta delle lacrime,
con la carta della disperazione come uomo, quindi forse in quel momento che ha fatto tutto il casino non si è reso conto, ma nel rendersi conto dopo di tutta questa distruzione che aveva portato nella vostra storia, ma anche giustamente nella vostra famiglia, si è reso conto un pochettino in ritardo, ma poi anche per ammetterlo, lui l'ha fatto in ritardo, ancora non l'ha ammesso davanti a te, ancora non ti ha chiesto scusa come doveva fare, però sembra che l'accumulo di tutte queste situazioni non è passato così facilmente, lui sta male e vuole recuperare, deve trovare un modo per rimediare, io spero che lui sarà fortunato. Però momentaneamente tu stai ferma, così come giustamente sei stata fino adesso, perché tante di quelle opportunità sono state date e comunque sia le carte ti portano, nell'arco di questi 6 mesi mi esce di più la tua maturazione personale. Poi giustamente saresti tu sempre a valutare, ovviamente, quest'uomo del tuo passato, anche il padre della vostra figlia. Va bene? Va benissimo, ti ringrazio, molto Ti gentile, ringrazio buona tanto, serata. buona serata, Buona, grazie a anche a te. te, grazie, Ciao, ciao ciao. grazie, ciao. Eccoci qui, carissime amiche, vi invito di partecipare al Festival dell'Oriente a Brescia il 27, 28 e 29 di settembre. Veniteci a trovare al Brixia Forum. Ci saranno Davide, Morgana, Gaia e Monica. Vi invito di venire a vedere anche il nostro Museo dei Tarocchi. Pronto, buon pomeriggio. Ciao, pronto. Ti posso dare solo l'iniziale del nome? Sì, benvenuta in linea. Con Grazie. Con la K inizia il mio la K. nome. Benvenuta. Ok. Ma mi puoi Grazie dare anche quanti anni hai e di che segno sei? Tutto qui. a te. Sì, certo, come no. Ho 29 anni e sono della Bilancia. Benissimo. Ok. Dall'altra parte c'è un lui. Qual è la Una domanda? lei, una lei, una Una lei. lei. Bene. Allora, io ti vorrei chiedere, io ho delle questioni, diciamo, purtroppo legali con il mio ex, che sarebbe il padre di mia figlia. Tu in queste questioni legali mi vedi vincente? E se vedi magari se lui si rende conto di ciò che ha fatto e se arriverà, insomma, l'amore e la stabilità nella mia vita? Allora, attualmente stanno in atto queste azioni legali? Come? Attualmente stanno in Sì, atto le situazioni sono in legali? atto. Sì, a breve ci sarà la prima causa. La prima causa. Come si chiama lui? Il tuo ex oramai? Giampaolo. Giampaolo. Quanti anni avrà? Quasi 40. Quasi 40. Allora, vediamo un po' qua come sarà la situazione riguardo a te, giustamente. Tu sei decisa, Sì. oramai hai già preso una decisione. Sì, purtroppo sì, perché intenzione di cambiare in meglio non ce ne sta, quindi. Allora, visualizzami lui, visualizzami Giampaolo, tutto ciò che hai dovuto affrontare, più o meno, e dammi lo stop quando vuoi. Stop. Destra, sinistra o centro? Centro. Allora, le tre spaccature sono uscite veramente bene. Il Belvedere al centro, l'Imeneo che di solito propone comunicazioni che dovranno portare un esito positivo, favorevole. Io dico con il beneficio nei tuoi confronti, perché di solito questa carta ti dà i buoni affari, il beneficio, ma anche alla destra, quindi il percorso verso il futuro, viene concretizzato proprio la carta dell'allegria, quindi di solito questa carta propone anche una vincita, la realizzazione di una vincita in questo caso di questo percorso legale che per te è di una importanza massima. Lui mi esce subito dopo con la carta dell'abbattimento morale. Probabilmente lì per lì forse non si è reso conto oppure non è andato a approfondire in questa situazione brutta e negativa che purtroppo lui ha portato, anche perché tu lo hai considerato a lui nella maggior parte del tempo
proprio come un gran signore, sembra, che ovviamente lo hai valutato per tanto tempo in una maniera positiva. Però le carte ti portano che comunque sia, io lo vedo lui abbattuto, come se lui non pensava che la situazione poteva mai arrivare fino a questo punto, o perché era quasi quasi certo, convinto che tanto tu sopportavi, tu perdonavi, oppure tu lasciavi perdere, lasciavi scorrere, andavi oltre, digerivi ovviamente tutte queste negatività. Però sembra che quando lui non se l'aspettava, la situazione ha preso un'altra piega e a quanto pare questa volta lui è veramente giù di morale perché forse conosce bene il tuo lato decisivo, che tu hai difficoltà fino ad arrivare a decidere, ma quando decidi non c'è niente e nessuno che ti cambia idea. Il Sì, è Belvedere ti così. propone notizia, comunicazioni in arrivo, quelle positive. Di sicuro la ruota propone un cambiamento della situazione, un miglioramento, quindi come se fosse una strada per il successo. Di sicuro dovrà essere un successo per uno e ovviamente un svantaggio per l'altra parte, visto che giustamente non c'è più una possibilità di ricreare quella sintonia. Quella stabilità ovviamente che c'era prima, anche se lui adesso è pentito, però sei tu quella che decidi, giustamente, essendo che non ti fidi tanto di lui, Oddio, oramai. pentito, pentito, no, cioè se alla fine ricadi di nuovo nei tuoi errori, non penso che tu sia pentito. Allora, il pentimento mi esce fuori riguardo al fatto che lui ha paura che oramai ha esagerato fin troppo. E giustamente era troppo certo su se stesso, troppo convinto sulle sue capacità, forse anche di gestire la situazione, troppo Troppo sicuro. sicuro che io continuassi a Ecco, subire. infatti questo pentimento adesso viene in seguito, forse non fa parte nel suo vocabolario, nel suo modo di essere, però adesso le cose sono cambiate, perché adesso sei tu decisa, ora più che mai, ad andare avanti. A non fermarsi e anche, io dico anche affrontare qualsiasi situazione, perché tanto tu dici, meglio una fine sofferente che una sofferenza senza fine poi dall'altra parte. Per carità, No, più che questa è. altro io devo tutelare mia figlia da questa Certo, persona, ma in modo assoluto è la priorità assoluta, la priorità quindi assoluta. non impietreggio neanche di un millimetro ormai. Infatti, lui proprio su questo adesso, quando sembra che tutto ciò, le sue sicurezze sono oramai sminuite, azzerate, adesso ha iniziato il pentimento, però non so quanto sarà valido oppure no. L'importante è che nei tuoi confronti, giustamente una volta che hai deciso di andare avanti, la carta ti dà i buoni affari e il beneficio verso di te, sulla questione ovviamente legale. Ok, Va bene? mentre in amore cosa vedi? Riguardo a un percorso amoroso, tesoro, dobbiamo fare un'altra stesura. Il tempo a disposizione purtroppo è finito, dice la regia. Va bene, Quando ti vuoi ringrazio, potresti chiamare gentilissima. anche in privato. Grazie mille. Grazie mille, Grazie, arrivederci, ciao, arrivederci, buon ciao. pomeriggio. Ciao. Eccoci qui, carissime amiche, vi invito di venire al Festival dell'Oriente a Brescia il 27, il 28 e il 29 di settembre. Veniteci a trovare al Brixia Forum, ci saranno Davide, Morgana, Gaia e Monica. Pronto? Sì. Pronto, buon pomeriggio, con chi ho il piacere di parlare? Sono Daniela. Benvenuta in linea, Daniela. Prego, dimmi tutto. Allora, io vorrei sapere di una persona che ho Sì. frequentato, si chiama Sebastiano. Sì, quanti anni ha lui e di che segno è? Sì, allora lui ha 48 anni, è del segno dell'Ariete. Bene. E Invece io i tuoi sono di. Sì, dati? Sì. io invece sono del Leone e ne ho 45. Benissimo. Fra te e lui attualmente, che cosa c'è? Niente. Niente per il momento.
No, no, niente, ci siamo frequentati fino a qualche mese fa, 2 mesi fa, poi non ci sono più stati contatti, insomma è stato difficile vedersi e non, insomma, non ci siamo più sentiti, ecco, siamo un Ma è po' stato distanti. difficile per via della distanza logistica fra voi due, per questo Ma motivo? diciamo Lavoro. lavoro. Capisco. Tutti e due siete liberi? No. No. Allora, la domanda che vogliamo fare verso di lui, qual è? Se mi cercherà, se ci sarà comunque un ritorno da parte sua, più o meno le tempistiche, se riesce a vedere. Allora, visualizzami lui. L'ultima volta che avete condiviso un messaggio, non so, una Un chiamata, una. mesetto fa, Un meno mesetto 20 fa. giorni fa. Però non avete né bisticciato né No, niente, quindi no, un qualcosa di più che normale, giusto? Una comunicazione normale. no. Sì, una comunicazione normale, no, no, non è che siamo in lite. Benissimo. Allora, visualizzami lui e dammi lo stop. Stop. Destra, sinistra o centro? Centro. Allora, la carta mi porta già dall'inizio l'artista, l'uomo che di sicuro questa carta lo propone, l'uomo che fino adesso non ha fatto nulla. È come se ha valutato, oppure sta valutando, quello che è successo, oppure quello che era in precedenza fra te e lui. Di Sì. solito questa è una carta molto positiva, perché rappresenta, è vero, l'uomo che fino adesso non si è dato da fare, però l'uomo che sente la necessità dentro di lui di agire, quindi proponendosi con una lama rossa di cuori, mette in evidenza questa carta in un modo molto chiaro la necessità, il desiderio suo di andare oltre, oppure di realizzare un superare, di fare un primissimo passo. C'è la carta del ladro, sembra che, scusami, sembra che in un modo molto chiaro questa carta porta anche una sorta di timore, di paura realizzato da lui, o il fatto che in un modo o in un altro ti controlla e ti spia, nel significativo buono ovviamente della parola. Quindi non mi esce così poco niente collaborativo come probabilmente tu lo vedi. C'è la carta della sorpresa. Questa carta di solito propone in un modo molto chiaro evento inaspettato, cambiamento inaspettato, evoluzione inaspettata di un percorso, di una serie di comunicazioni che probabilmente tu fino adesso li hai aspettate, non sono arrivate, quasi quasi tu stai, io dico, stai gettando la spugna. Invece la sorpresa ti dà la riuscita di quello che tu lo vedi, forse è difficile per il momento, che lui si è. Ha preso questa distanza senza dirti nemmeno il perché alla fine, visto che mi hai detto prima che non siete rimasti litigati, non c'è nulla che No, potrà. anzi, no. Quindi non c'è nulla che No, anzi, potete. ha manifestato il desiderio di vedermi. È solo che dopo Non ha non ci preso siamo. atto. Non ha preso atto, Ecco. esatto, detto in poche parole. Infatti. Proprio questa carta dell'artista, quindi l'uomo che pensa, che immagina, che desidera, che fa dei progetti e dei piani, però giustamente tra il dire e il fare ovviamente c'è in mezzo il mare. Però la sorpresa rappresenta un percorso che ti viene incontro a te come una sorpresa, quindi quello che forse tu lo aspetti, non lo aspetti, lui lo concretizzerà. Giustamente. La carta della sorpresa ti porta anche un cambiamento inaspettato di questa situazione attuale, per il meglio, quindi nel significativo veramente positivo. Con un input iniziale, con un riattaccare il bottone, probabilmente con tante cose in comune che voi avete, ovviamente avete anche condiviso nel passato, nonostante che c'è stato questo periodo di fermo, che poi ovviamente lui spiegherà anche il perché. Oppure una parte di queste perché ovviamente lui non si è dato da fare. Però l'importante è che prenderà delle decisioni, iniziative lui, che
che poi saresti sempre tu a valutarli in quale modo e in quale maniera dovresti poi ovviamente sviluppare, portare avanti questa sorpresa che ti viene in una maniera positiva e inaspettata. Capito. Quindi lo vedi propenso nei miei confronti. Sì, semplicemente non ha avuto questa forza, questo coraggio in più per darsi da fare, per trasformare il pensiero, il desiderio in un atto. Quindi lui è propenso e la sorpresa te lo porta alla realizzazione. Va bene? Sulle tempistiche? La sorpresa è una carta che di solito porta dei tempi minimi, quindi di solito potrà essere una settimana, potranno essere due. Oppure un percorso minimo, comunque sia, una decina di giorni, non viene in un tempo sviluppato oltre oppure trascinato oltre, perché viene preso in considerazione anche il vuoto comunicativo che è stato realizzato fino adesso. Ho capito. Va Va bene. bene? Grazie Ti ringrazio tanto, ti auguro buon pomeriggio. mille. Altrettanto, ciao. Grazie, Ciao. ciao. Eccoci qui, carissime amiche, vi invito di telefonare perché le linee sono libere. Telefonate? No. Ah, ecco. Allora, eccoci. Vi invito, carissime amiche, perché tra poco andrò nel mio studio e potete chiamare al numero 0773 4935 25. Tanto è il primo. Sì. Benissimo, pronto? Pronto, buon pomeriggio. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buon pomeriggio. Pronto? No, non È c'è. caduta. È caduta. Vediamo se vediamo un attimo. Altrimenti salutiamo. Intanto ricordiamo il festival. Sì, vi invito, carissime amiche, di venire al Festival dell'Oriente a Brescia il 27, il 29 e il 27, il 28 e il 29 di settembre. Veniteci a trovare a Brixia Forum. Ci saranno Davide, Morgana, Gaia e Monica. Troverete anche il nostro Museo dei Tarocchi. Quindi veniteci a trovare in questi giorni. Niente, saluti, ciao. Pronto? No, non c'è. La trasmissione, carissime amiche, finisce qui. Le dirette con le vostre telefonate tornano domani alle 10:30 con Davide. Tra poco vado nel mio studio e potete chiamarmi sempre al nostro numero 0773 49 35 25. Tanto il primo consulto è gratis. Un abbraccio forte e alla prossima.